Oggi so che è un'impresa senza speranze rivestire un uomo di parole, farlo rivivere in una pagina scritta. Un uomo come Sandro, in specie. Ma dentro quelle spesse mura la notte non penetrava. La stessa censura fascista, capolavoro del regime, ci teneva separati dal mondo, in un bianco limbo di anestesia. Una trentina di noi avevano superato il severo sbarramento dei primi esami ed erano stati ammessi al laboratorio di analisi qualitativa del secondo anno. Lui, che fino ad allora non aveva letto che Salgari, London e Kipling, divenne di colpo un lettore furioso, digeriva e ricordava tutto, e tutto in lui si ordinava spontaneamente in un sistema di vita. Nacque un sodalizio ed incominciò per me una stagione frenetica. Sandro sembrava fatto di ferro. Vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto, come le marmotte di cui imitava il fischio e il grifo. In montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa, come una luce che si accende. E per scendere? Per scendere vedremo. Il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso. Sandro era Sandro Del Mastro, il primo caduto del comando militare piemontese del Partito d'Azione. Non era uomo da raccontare, né da fargli monumenti, lui che dei monumenti rideva. Stava tutto nelle azioni, e finite quelle, di lui non resta nulla, nulla se non parole, appunto.